che ho fatto un trasloco altro ieri, però non ho avuto tempo di sistemarmi, scusate. Il mio violino, mio miglior amico. Infatti, in questi giorni, al posto di sistemare la casa, ho studiato violino, però vabbè, sistemerò anche la casa. Tutti i giorni provi col violino? Dovrei proprio, sarebbe, diciamo, indispensabile, però se riesco. 2 anni fa in università statale con la tesi che si chiama Suoni delle nozze, e siccome tutti i miei familiari, come avevo già detto, sono musicisti delle feste matrimoniali, cioè bisnonno, nonno, papà, fratello, allora nella tesi ho descritto la nostra tradizione musicale della famiglia e anche tradizione musicale delle feste matrimoniali della Serbia, che dal punto di vista etnologico, etnomusicologico, è stata interessante e senza che io debba fare troppe ricerche, avevo già tutto il materiale in Con la famiglia. musica in certi sensi è più semplice conoscere magari la gente, non lo so, solo che sto suonando qui in casa con la finestra aperta e mi conosce già tutto il palazzo. Nel senso che in qualche modo musica è un modo abbastanza immediato a magari farsi conoscere oppure trovare qualche aggancio, per fortuna.
sapete anche voi, la situazione in Serbia non è stata mai rosa, e quindi dopo essermi laureata in violino, io avevo possibilità, avevo una raccomandazione per continuare il percorso dello studio in Italia, a Milano, e ho deciso di intraprendere quella strada per provare a vedere come si sta in un altro paese. Quello mi ha dato possibilità anche di poi fare la musicista. Cioè non sapevo se sarà così o se sarà così, però alla fine è stato così.